3 anni dopo l'incendio che ne danneggiò la struttura e causò soprattutto la morte di frater Leonardo Grasso, la tenda di San Camillo si appresta a incamminarsi verso un nuovo progetto di assistenza ai più deboli. All'orizzonte, infatti, c'è la possibilità di dare vita a una fattoria solidale che servirà a dare un'opportunità di lavoro a persone bisognose. Il primo passo è stato compiuto questa mattina con un'attività di pulitura dei locali risparmiati dal rogo, attività che è stata resa possibile grazie al contributo di un gruppo di militari della base statunitense di Sigonella e degli ospiti della comunità per migranti integra di Mascalucia. Siamo qui con un gruppo di militari appartenenti al gruppo di volo VP47 per dare una mano ai fratelli Camilliani. La struttura dei fratelli Camilliani è la Casa del Sollievo che noi come NAS Sigonella supportiamo da diversi anni. Ci è stato chiesto una mano per la tenda di San Camillo dove si sono verificati dei tragici fatti nel 2020 e noi abbiamo a nostra volta chiesto aiuto anche a una comunità per ragazzi africani migranti che si sono uniti insieme ai nostri militari per aiutare, per sgomberare essenzialmente un pollaio che adesso verrà trasformato in una struttura, diciamo in una fattoria nella quale gli ospiti potranno lavorare e quindi supportarsi. Quella di oggi non è la prima esperienza di collaborazione tra la base NAS di Sigonella e la cooperativa Integra, come sottolineato dal rappresentante legale Gianni Meci. Noi abbiamo collaborato già diverse volte con la base di Sigonella, i nostri ragazzi con la base di Sigonella, in progetti molto belli di integrazione. Oggi è tutto improntato sulla solidarietà e sul volontariato. I ragazzi hanno ben accolto questo progetto di oggi, sono venuti ben volentieri, si sono sbracciati le maniche, hanno fatto veramente un buon lavoro, hanno lavorato tanto in sinergia con i ragazzi di Sigonella e sono veramente felice. Ad accogliere calorosamente i due gruppi di volontari è stata la comunità dei Camigliani che per anni ad Acireale ha rappresentato un punto di riferimento nel sociale. A guidarla oggi è padre Dario Malizia che ha tenuto a ricordare l'impegno di frater Leonardo Grasso. 3 anni fa, dopo la chiusura di questa casa e della tenda di San Camillo a causa della tragica morte di fratello Leonardo Grasso, i Camigliani del Sud Italia si sono fatti una promessa, quella di riaprire la tenda, soprattutto perché ci è sembrato che era il modo per poter ringraziare fratello Leonardo per tutto quello che aveva fatto, per i tanti malati che sono stati accolti in questa casa e che sono stati da lui accuditi con tanto amore per tantissimi anni. Padre Malizia ha anche spiegato che la strada da percorrere è ancora molto lunga, un cammino che però potrà essere completato grazie all'impegno preso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il prossimo mese invece inizierà un vero e proprio cantiere di ristrutturazione di una parte della casa e questo sarà possibile grazie a un contributo della Conferenza Episcopale richiesto al nostro Vescovo Antonino Raspanti e anche grazie alla generosità di tanti cittadini che conoscono bene la tenda di San Camillo, quello che ha fatto in tutti questi anni e che come noi hanno questo desiderio di vederla riaperta, di vederla di nuovo aperta per un'accoglienza sempre più dignitosa per i tanti fratelli ultimi che non hanno un posto dove andare, soprattutto i fratelli che hanno delle sofferenze, delle fragilità. E allora vi ringraziamo e vi aspettiamo anche per continuare ad aiutarci.